You broke up, cause I'm sad, now I'm bad. You know what you give me back. Ok. Chi cazzo mi aveva chiesto la domanda? Porca madosca. What do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts. Bello ragazzi, sono Joey col 17° episodio del Fact Time. Questo episodio non sarà speciale, non sarà bellissimo, non sarà brutto. No, sto scherzando. Però mentre voi state vedendo questo video, io sono al Games Week a fare le foto con tutti quanti gli youtuber, mettendo il pisello sopra le cazzo di cosplayer. E voi state guardando questo video, non vi siete falliti, vi siete falliti. Ok? Ok. E nulla, partiamo subito con le domande e ciao. Bobo, non quello nei Face, ma uno su Facebook, ci ha chiesto: vai a Lucca Comics. Poi un altro mi ha chiesto: vai al Comic Con, vai a Romix. Allora ragazzi, dovete capire che io abito, diciamo, a 20 minuti dal Games Week, dalla fiera del Games Week. E quindi già tanto gli dico: mamma, io vado 3 giorni alla fiera di Milano dove si parla di videogiochi. E già là mi guarda come per dire: che figlio di merda. E c'ha ragione. Mentre pensatemi che gli dico: mamma, io devo andare a Roma un weekend per vedere 2 persone famose e fare le foto con persone che magari non mi conoscono nemmeno, giusto per vedere dei videogiochi che usciranno. Oppure a Napoli o a Lucca, a vedere dei fumetti. Cioè, mi immagino la scena, tipo: mamma, posso andare a Roma a vedere dei videogiochi? E poi tipo mi arriva un ceffone, POM! Cado per terra e nulla. Quindi no ragazzi, purtroppo, ora come ora, visto che nessuno mi invita, cioè ovviamente mi sembra normale che nessuno invita un trickshotter italiano al Games Week, visto che nessuno mi invita in ste cazzate qua, Lucca Comics, Romix, tutte ste cagate qua, finché dovrò far tutto di tasca mia e chiedendo il permesso ai miei genitori e tutto, già è un no. Se invece metti che qualcuno mi dice: Joey, vieni a fare con noi, vieni a vedere al cazzo di Romix e tutto, ha già più senso. Gli dico: mamma, guarda, mi offrono sto viaggio per andare lì, per fare, diciamo, parlare con loro, ed è già un'altra cosa diversa. Ma così proprio no, mi dispiace ragazzi. Magari in futuro, ma adesso come ora no, neanche nel 2015 penso. Antonio mi ha chiesto: qual è stato il video che ti è piaciuto di più? Il video che ho fatto io. Allora, il video che mi è piaciuto di più è quello che ho fatto con Zen, il sesto Funnies and Face. Vi lascio il link in descrizione. Comunque qua vi lascio uno spezzone al volo. Le condizioni atmosferiche qua sono incredibili. Un caldo eccessivo. Ma no, cosa? Mi sono interrotta. Oh, ci sono dei problemi di connessione. Incredibile. Cercheremo di risolvere al più presto. E questo video è pieno di bestemmie, di parolacce, di insulti. E soprattutto l'abbiamo fatto come se fossimo ai mondiali. Lo spirito dei mondiali fa morire da ridere. Zen che tipo imita i commentatori, i telecronisti, ecco, i telecronisti, fa tipo morire da ridere. Vi consiglio a tutti di andare a vedere. Se lo vedete adesso, cioè nel senso nel oggi, che giorno è? Venerdì 24 oppure sabato, così scrivete: Joe è un coglione, tutto maiuscolo, così capisco che lo state vedendo adesso. Federico ci chiede: a che età pensi di smettere di giocare? Allora, io già domani chiudo tutto, spengo tutto e quindi questo ultimo video, ciao ragazzi. Comunque, a parte gli schermi, non ne ho idea, ho 16 anni quest'anno, quindi sono 98, perché ancora se lo stesse chiedendo, mi vibra il telefono, pensavo fosse il vibratore, ho detto vabbè, prendiamo, invece no. E cosa? Ho detto già nulla e non ho ancora risposto alla domanda, sono un coglione. E quindi quando smetterò di giocare non lo so. Io adesso come ora continuo a vibrarmi il telefono, mi diverto a giocare alla Play. E quindi se vedo che mi diverto, ma soprattutto una cosa, io non mi diverto ad andare online per clip tutto il tempo, così la mia annoio tantissimo. E mi stanno chiamando, fa niente. E quindi no, giocare per divertirmi mi piace, soprattutto magari su altri giochi tipo Advanced Warfare, che uscirà tra poco, non vedo l'ora di provarlo. E quindi giocare per divertirmi ancora un po' di tempo penso ce l'ho, ma credo 1 o 2 anni continuerò a giocare. Poi non lo so, perché già a 18 anni, 19 inizierò a lavorare, inizierò a fare il pappone come ho sempre sognato, avere il gruppetto di puttane e andare in giro per il mondo. Però non lo so, finché non faccio quel lavoro là continuerò a far video. Quindi ragazzi, se non vi piaccio, vado a tagliarmi, ciao. Non è vero.
Ragazzi, appena ho letto sta domanda ho detto: oh cazzo, non ci posso credere. Mi fa, Mattico mi sembra, mi fa: da passare dal controller Xbox a quello PS3 ti sembra di passare da un cazzo nero a un cazzo bianco? Da Xbox a PS3. Prendiamo l'Xbox, cazzo nero. Passare dal controller Xbox al controller PS3, cazzo bianco. Cioè, ha azzeccato. E come passare da un cazzo nero a un cazzo bianco? Io ci sono rimasto malissimo appena l'ho letto, perché è vero. Secondo voi qual è il mio cazzo? Nessuno, perché non ce l'ho. Sergio ci chiede: come ti sembra avere 3000 iscritti? Allora ragazzi, avere 3000 iscritti è una sensazione fantastica. Tipo, io vado a scuola, la prof mi chiama: dai, vieni Gioele, interrogato. Stavo per dire il mio cognome, anche se la maggior parte di voi lo sa, quindi fra niente, piccola parentesi chiusa. Dai Gioele, vieni interrogato. Hai capito male? Io ho 3000 iscritti e la prof: veramente? Perfetto, vieni solo tu, faccia di merda. Oppure altre situazioni bellissime: sono in coda per il Games Week. Dico a tutti, stamattina ho fatto la coda per il Games Week. Dico a tutti: ragazzi, ho 3000 iscritti. Mi guardano, io riguardo, loro riguardo, io riguardo, riguardo. Mi scavalcano e mi tirano anche i pugni mentre mi sorpassano. Però è comunque una sensazione bellissima. Allora, questa domanda è tipo assurda. Daniele mi fa: come ti sembra? Ma si è accesa la tele? No, non si è accesa la tele. Come ti sembra quando i tuoi amici fan, i tuoi fan ti fermano e ti fanno le foto? Cazzo, c'ho 3000 iscritti e ogni giorno a scuola un ragazzo, due ragazzi, tre ragazzi, una ventina di ragazzi mi vedono e mi fanno: Gio, ti prego, facciamo una foto. Non è vero, non mi è mai successo che uno non mi ha fermato per farmi una foto. Però una volta è successo che del tipo stavo camminando e andando verso scuola un ragazzo mi vede, parentesi, era nero come me, quindi ci siamo abbracciati, tipo io nigga, e ci stavamo rubando vicenda, però non ce l'abbiamo fatta perché siamo entrambi neri, quindi ha vinto lui. E comunque, questo ragazzo mi guarda, io guardo, ma tu sei Joe? Sì. No, non è andata così, mi fa: ciao, ma tu sei Joe? Sì. Ma tipo, mi ha dato la mano così, proprio con la faccia, mi ha dato la mano e mi fa: complimenti, fai bei video. E tipo io: oddio, grazie. E tipo nulla, mi ha stretto la mano, mi fa: grande, continua così. E io me ne sono andato. E quella giornata è stata bellissima a scuola, perché tipo ero tutto esaltante, esuberante, mi ho interrogato, ho preso 4, cazzo, amici. Ok ragazzi, le domande normali sono finite, vi lascio a quelle di Ask sul serio, non come l'altra volta. E ai saluti finali e a io che mi che canto e le canzoni e bella ragazzi. Beh, ragazzi, sono Joe con le domande di Ask e partiamo subito. Fuck di Joe all, grazie Andrix. Papà Joe, mi chiama Gary, ci sta a essere papa, con tipo tutti gli anelli, io lo swag. Cifo il migliore, grande Cifa. Cosa ne pensi di Reset? Li seguo, sono, mi piacciono. Fuck, progetti futuri e bella Gesù grande. Progetti futuri, non ne idea. Aprire un bordello. Sei contento di essere italiano? Se pensate che sei italiano, sono contento. No, però sì, sono contento di essere... Contento, oddio, potrei essere nato in tanti paesi molto più belli, però vabbè. Dedicami una frase con la tua R moscia. Ti stimo Joy. C'ho il rabarbaro nel culetto. Faremo un'orgia con me e Shinx, bella negro, no. Cosa ne pensi di me? Salutami negro, Christian Cortese, che sembra un piccoglione, madonna, questo mi scrive ogni giorno. Grande Joe, grande. No, vabbè, gli voglio bene. Joe, conosci Storm? Cosa ne pensi di lui? Oddio, boh, ho già sentito, mi sa che è Christian Cortese. Cosa ne pensi di Dark Storm? Così Joe, sei un grande Dark Storm. Z Storm, scusate. Quanto è bello stream da 1 a Joe 12. Ti piacciono le terze gambe degli altri? Mi piace già la mia. Fa che poi non ha scritto nulla, è simpatico quanto queste due dita. Le vedete? Le vedete? No, non le vedete. Joe, qual è stata la tua miglior reaction appena hitato? Il mio urlo che hai fatto? Oddio! Oddio! Ti odio perché non hai messo le ask nelle FAQ 26. Vaffanculo. Bella Joe, cosa ne pensi delle persone che scrivono abbreviato? Non mi fanno né caldo né freddo, finché ovviamente non scrivono tipo xxxxx, quelli sono ritardati. Cosa ne pensi di... io più che altro odio quelli che scrivono xxx, lol, pax, lo fanno apposta. E quelli proprio... vedete questo, lo vedete, lo spacco. Cosa ne pensi dei Fusion? Non li seguo, però... Ah no, ho visto la promo che l'ha editato un mio amico, grandi ragazzi. Cosa ne pensi della riapertura degli RX con un leader che non c'entra niente?
si vede adesso che fine hanno fatto. Joey, ti amo, sai chi sono? Sei streamer. Joey, cosa ne pensi dei Taki anche se non li segui? Non li seguo, perché dovrei sapere, vabbè. Safrazam, ciao. Cosa ne pensi di skin degli Absolute? Gli Absolute sono manager e quindi mi piacciono. Shinx o Light e di skin, vabbè, non li seguo. Shinx o Light, Light, Absolute Safe, Absolute Valenza e Absolute Safe, oddio, non lo so nemmeno io, però boh. Ora come ora Absolute Valenza e Simpi, vabbè. 33 Trentini, andare a 30, tutti e tre trattrellando Shinx. Il mio basta Shinx, madonna. Ti ricordi Cielo in Plaza, ora sei più nero della maglietta che indossi in questo preciso momento. Bam! Ce l'ho bianca. Sinustrums, ciao Matt. Bella gioia, continua così. Fa cosa ne pensi dei Tabs? Esprimi la tua opinione. Ho visto due o tre video e mi sono piaciuti. Giù la diarrete esce spruzzo a fischio. A volte proprio a cascata. Poi. Square House. Parlaci del tuo fan numero uno. È Absolute Revi, lo amo tanto. È mai sborrato una scrivania? No. Secondo te gli Absolute stanno crescendo bene? Il solito clan che cresce troppo in fretta andrà subito. Andalo domani, mi faccio andare io. Endare vuol dire far chiudere, per chi non lo sapesse. Comunque penso di fare un video di terminologia sniper. Rowe ha messo la cibola nel mio kebab, lo puoi segnalare? Va bene, segnaliamo Rowe. Secondo te sono più alti di stanza su PS3 e Xbox? Bella joy, Xbox perché ci sono i maggior clan più forti. Migliore di troll dei safe? Penso Flies, se c'è ancora. Chaos è maggiore di joy, grande Chaos. Chi è il migliore feeder che conosci? Cash, perché è il mio amico. Joy, salutami, sono Dubs Shadow. Ciao Dubs Shadow. Ma con Chaos, Cash, Enigma, Bang, ormai da quanto vi conoscete? Un anno, l'anno scorso al Games Week, adesso io sono al Games Week, l'anno scorso al Games Week ho visto Cash e Chaos. Andrai a Romix o al Games Week? No, ci sono adesso al Games Week. Mentre a Romix e altre cazzate ho risposto prima. Seguite tutti quanti Chaos, link in descrizione. Chaos ti lecca il culo? Sì. Dislike please, non vado nemmeno. Sono di Genova e Bombo, chi sono? E Chaos. Sono Simone Ferretti, chi sono? Simone Ferretti. Vogliamo, minchia ragazzi, però non fatemi ste cazzo di domande stupide. Vogliamo un video con Chaos che mentre fa rap, ok? Scrivito il mio nome in fronte e balla magrina. Non scherziamo, Joey, ciao Valeria. Cosa ne pensi di quel gay di Ozzy e di Lire Zave dei suoi complex? Sono grandi. Oddio, Joey, ho fatto 1080 grazie ai... Oddio. Please, raga. Ai tuoi Twitch tutorial. Cosa ne pensi dei peni? Mi piace, fanno schifo. Brutti. Joey, ciao, Luca Coglia. Quanto è bella la tua pomodoro? Tantissimo. A Joey piace un Hitmarker XD. Se non torni su PS3 ti apro. Delle clip di merda su Bow 1. Itax o safe, Itax. Sì, ma non fare troppo il king che non sei nessuno terrore marocchino. Cazzo, sì. Joey segui FabiJ. Salutami Blizz. Ciao Sky. Bula 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 bula. Meglio Lira o Absolute? Meglio Lira o Absolute? Absolute. Perché gli Lira sono andati. Quante seghe ti fa al secondo? C'è stato un giorno che mi sono fatte addirittura 8. In un giorno, non al secondo. Forse no. Puoi far vedere il tuo controller per la ti stimo? Ho fatto vedere prima questo qua PS3 e questo qua Xbox. Joe, ciao! Ti prego di live ADK IDK, bella Joe. Joe, usi spesso le armi o usi solo sniper? Uso spesso anche le armi. Dove ti vedi da 3 anni in Germania a rubare bambini? Sì, ma Joe, cosa ne pensi di Steve Hooks? Ma è un coglione, lo vedo al Games Week. Joe, scusa, ma avevo sbagliato ad aprire il link, eccolo di nuovo. Find Minecraft? Lo apri nelle file per la prima volta, vedo che non è uno spam. Faccia di merda. Ora che come... Oddio raga, non riesco ad andare avanti. L7 Xenos o Genesis, ok. Dove sono la maggior parte dei clan forti e bassi? PS3. Cosa ne pensi degli exit? Che non so se stanno ancora facendo video. Prossimo video con Zen ha quittato purtroppo. Miglior designer che conosci è True Lies. Quanta bamba metterò lì nei suoi pseudodromini? Niente. Quante ne ci sono ancora? Ok. Cosa ne pensi della gente che alla fine si mette le firme manco fosse famoso? Jackie. Dai un voto a Jackie rispettivamente in simpatia e bravura, far feed e rubare, vabbè. Ma se una ragazza ti chiede di farti le seghe, cosa rispondi? Di no, perché me le faccio meglio. Ho ittato due volte, lol, grande Dio. Comunque ragazzi, domande su Ask sono durate tantissimo, ma sono già finite per fortuna. E nulla, vi lascio i saluti finali, ciao ciao. I got this heartbreak fiction. Ok ragazzi, le fac di oggi sono finite. Non ho fatto cose assurde tipo mangiarmi un'asse del letto e neanche picchiare un cane con due dita nel culo. Quindi le fac di oggi sono finite, spero vi siano piaciute. Io comunque adesso, domani e dopodomani sono al Games Week, quindi venitemi a trovare e datemi un bacino sulla guancia.
da Joe è tutto, passate su tutti i miei social network che saranno in descrizione e lasciate anche un commentino con una FAQ se volete apparire nel prossimo episodio con una domanda fattami nel... esatto. Da Joe è tutto, bella.